Bentornati su Chef in Cucina. Oggi torna a cucinare insieme a noi il nostro chef Max. Ciao, buongiorno, bentornati. Allora, Alba Adriatica, clima estivo, contesto meraviglioso, noi abbiamo bisogno di ricette smart da poter fare che accontentano un po' tutti e pensate anche un po' per i nostri bambini. Ti viene in mente qualcosa? Beh, oggi andiamo proprio, come si dice, a fagiolo. Abbiamo qui proprio un pesce piccolissimo. Oggi facciamo un fish burger e lo andiamo a eseguire con un merluzzo nostrano. Cavoli! Questo piccolo pesciolino piccolissimo che si chiama il bastardone. Il bastardone. Di solito viene chiamato così. Ed è un merluzzo enorme. È un merluzzo enorme, voracissimo. Addirittura. Questo in acqua è un pesce proprio che è un predatore. È un super predatore. Addirittura. È fortissimo. La sua carne è buonissima. L'unica caratteristica che ha è che ha una carne che ha una consistenza molto soffice. Ok. Quindi secondo me è proprio adatto e perfetto per questo tipo di preparazione. È più semplice anche da spinare, così si avranno dei filetti anche più grandi, giusto? Sì, più semplice. Sono proprio curiosa di vedere come li metterai in mano. No, vabbè, questo è semplicissimo, come tutti quanti gli altri. Come tutti gli altri pesci. Qui andiamo a fare enorme, il taglio della testa. Che poi il fish burger è un piatto adorato dai bambini, è un sì. Piatto di origine anglosassone, no? Se vogliamo, fatto tantissimo in Inghilterra, il fish burger, il fish and chips, però devo dire in tutt'altro modo, ecco, noi oggi lo facciamo secondo quelle che sono le regole allora, della biocucina mediterranea. Sempre biocucina mediterranea, vedi Jennifer, questo già è pronto perché praticamente ha una spina centrale e viene fuori da sé, non bisogna fare altro. Oh mazza, che belle carni, guarda qua. E questo praticamente si può utilizzare in mille modi, anche semplicemente arrostito, sì, vero? Innanzitutto ha un prezzo che non è eccessivo. Ecco qua. E poi questo è anche un tipo di pesce che fa molto molto bene ai bambini. Ecco qua, hai visto già il filetto, bellissimo, perché comunque nell'anatomia del pesce il merluzzo ha solo questa spina centrale qui. Quindi basta sapere che qui si ha questa spina che viene fuori all'esterno. E il filetto è molto semplice. Abbiamo tirato fuori il suo filetto. Sì. Come ti dicevo, ha una carne che ha una consistenza, bellissima. Vedi, si vede già a occhio, è bella, però che non meraviglia. È una carne di una consistenza soda, quindi buono per fare questo, non so, filettino di pesce scottato. Okay, quindi okay. Si predispone, secondo me, più per questo tipo di quindi di per cottura. Fare hamburger, anche, non so, polpette, sì, queste cose qua. Fritto, come si vuole. Okay. Ok, quindi andiamo a prendere la sua polpa. Perché è molto molto morbida, giusto? Sì, ecco, si vede proprio, guarda. Si rotende proprio, sì. Che meraviglia, però è buonissima. È buonissimo, fa molto bene. Quindi adesso noi ne prendiamo un po' giusto per farvi vedere. Sì, come si fa? Logicamente noi raccogliamo tutto col cucchiaio e lo andiamo semplicemente a battere. E poi si trita facilmente proprio perché anche solamente con le mani si riesce a... Io la batto un po' a coltello, quindi però diciamo che si può fare... Anche... Sì, proprio vedi? Sì, proprio per la consistenza. Beh, io devo dire la verità, ho già assaggiato questo piatto qui all'Arca ed è veramente buonissimo. È un piatto che piace tanto soprattutto ai bambini, ma anche agli adulti. Ma devo poi... dire che il piatto piace ai bambini, ma la maggior parte sono gli adulti che se lo mangiano. Io sono tra quelli. Sì, perché poi è sfizioso, è gustoso. Sì, poi è... viene servito con tante salsine particolari, tutte preparate dal nostro chef. Quelle poi sono, diciamo, a scelta individuale, quindi ognuno magari... mettere quella che vuole. Diciamo che noi per casa diamo sempre un'idea di ricetta facilmente replicabile, quindi faccio non vi vedere. Sto a complicare la vita, vi do una cosa molto base e poi dopo da lì, in base alla fantasia, in base a quello che poi volete aggiungere, vi potete divertire a creare la vostra poi, ricetta. La cosa più importante è capire come si fa. Come si fa? L'importante sono le basi tecniche. Okay. E poi uno la ricetta è giusto che la personalizzi, certo, che la renda sua e dica questo, insomma, da quell'idea ho fatto la mia ricetta. Quindi abbiamo la polpa di pesce che andiamo a condire con olio, sale e basta, sì, olio, sale e pepe e basta e la andiamo a stampare. Ok. Okay? Andiamo a condire quindi con un po' di pepe. Sale.
con un po' di sale e un po' d'olio. Un goccino di olio. Molto semplice, vedi che ha sì, guarda, facciamo vedere la consistenza appena appena battuta a coltello, sì, vedi, ha proprio, diventa quasi una crema, perciò secondo me è proprio perfetto per questo tipo di ricetta. Adesso lo andiamo a coppare. Sì. È un'operazione semplicissima. Semplice. Mazza, quanto è semplice. Io l'ho mangiato tante volte e pensavo chissà quanto fosse difficile. No, tu sai che le mie ricette amano la semplicità. Sì, però so che sei anche molto bravo nelle tecniche, quindi magari pensavo no, ci fosse dietro chissà che. Invece è molto molto semplice da fare. Beh, comunque alla base noi lo diciamo sempre, c'è sempre una scelta oculata, mirata di un'ottima materia prima. Ci vuole la materia prima buona, altrimenti non riusciamo a fare, certo, un piatto buono. Fondamentale. Si può pensare di fare un piatto buono senza una materia prima eccellente. Allora, qui abbiamo del pane grattato, grattugiato, sì, al quale del tu pane... aggiungi timo e rosmarino, giusto? Timo e rosmarino. E la cottura la facciamo qui? La cottura la facciamo un po' in pentola, okay, con un goccino d'olio. Fa un primo passaggio in pentola e poi va al forno. No, non è neanche fritto. No, 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 assolutamente. Questo è... piatto sanissimo. Sano, sano, sano. Quindi primo passaggio fatto. Velocissimo. Scaldiamolo un pochino l'olio. Ci siamo, chef Max? Sì. Quindi l'olio deve essere ben caldo. No, non ben caldo, tiepido. Tiepido. Si okay. vede, guarda, non è, non ha quel caldo. Sì. Tanto a noi ci serve solo per fargli la crosticina intorno. Jennifer, basta la doratura. Okay. Ci serve solo per fare la crosticina esterna. Okay. Quindi non andiamo a fare grandi cose. Grandi cose, piatto semplicissimo. E a questo punto va in forno. Filetto di merluzzo, sale e pepe, un po' di pane grattato, lo scottiamo. Ok. L'importante è avere una bella materia prima. Assolutamente. Logicamente noi abbiamo usato il bastardone perché ci piace. Si può fare anche con i merluzzi più piccoli. Sì. Non è un problema. Un po' più con di... i gamberi si può fare? Col gambero no. Diventa stoppaccioso. No, perché no, non è perché diventa stoppaccioso, perché il gambero non ha collagine. Ah, ok. Come non questo. Si, ok. Non si, si. Sì, perché non hai aggiunto niente, infatti né uovo, niente. È naturalissimo. Ma quanto è buono, fatelo, ecco qua, a casa, è quindi abbiamo la scottata, adesso lo passiamo 10 minuti al forno. Grazie Dalila. Chef Max, il fish burger è pronto. Allora, il nostro fish burger è pronto, abbiamo dato i nostri 8-10 minuti di forno. Sì. Nel frattempo abbiamo tagliato l'insalata. Sì. L'insalata abbiamo preparato un emulsionato, olio, sale, pepe e aceto. E aceto. Okay. Quindi io la chiamo la salsa al pinzimonio. Sì. Quindi mettiamo un po' di insalatina sul fondo. Usiamo lo stesso cerchietto del fish burger, sì, in modo da avere... Quanto è buono questo piatto! Così abbiamo anche la stessa dimensione. Abbiamo la stessa dimensione, andiamo a condire con la nostra salsa al pinzimonio. Buonissima, semplicissimo, ma veramente semplicissimo. Buono. E andiamo a dare l'acidità. Poggiamo su il nostro fish burger. Che bello, già così. Ok, nel frattempo noi abbiamo preparato delle salse, come vi dicevo prima. Allora, mettiamo della cipolla in agrodolce. Buonissima. Ok. Della cipolla rossa in agrodolce che diventa salsa. Che bel colore, molto femminile. Oh. Un po' di un pizzico di senape che gli diamo una parte piccante. Sì. Ma quanto è bello questo piatto. Rape rosse. Dai. Poi io le salse non vi sto a dire, io vi dico che per dare un gioco cromatico e anche di sapore. Poi ognuno un pizzico di maionese. La regina delle salse ci deve essere sempre. Che bello! Ok, poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preparato con la patata. Sì. Una patata filo tagliata e abbiamo fatto una polpettina di patata che andiamo a appoggiare sopra. E voilà! Ecco qua.
Il nostro fish, non fish and chips. Fish burger. Fish burger, tutto nostro... abruzzese però. Fish burger, 100% abruzzese. 100% abruzzese, 100% bio. Sì, beh, abbiamo usato la maionese bio, beh certo la senape no, però voglio dire, si può mettere o non mettere. Io la metto per dare una nota piccante. Okay. Rape rosse che si trovano adesso, la maionese è fatta bio, cipolla rossa, il bastardone. E non resta che rifarlo a casa, perché è veramente, veramente molto semplice. Grazie, Chef Max. Grazie a voi. A domani. E buon appetito. Ciao. Dieta mediterranea permette di vivere a lungo. È un'alimentazione antinfiammatoria e protegge tanto il cuore. Cosa significa dieta mediterranea? È alto consumo di cereali, tanti legumi, verdura di stagione, frutta secca, pochi latticini, poca carne.